Innanzitutto molte grazie al sottosegretario Barraschi per aver accolto l'invito della Commissione di legge e soprattutto per la sua sensibilità dimostrata per questo progetto e per i problemi della città del Ghetto. Ringrazio molto perché di fatto può essere importante e può essere anche una riunione operativa che possa anche risolvere, speriamo, qualche problema per la città. I fatti che hanno portato a questo sono fatti assurdi, fatti che hanno buttato un po' tutti quanti nella costernazione, perché la sicurezza forse è la prima cosa che una città ci deve essere. La sicurezza per Alghero è fondamentale, perché oltre che la sicurezza per i cittadini alghereggi, deve esserci anche la sicurezza per tutti i turisti, per tutte le persone che vengono in vacanza ad Alghero. Il fatto che sia successo questo è un fatto esecrabile e forse poteva essere evitato. Dobbiamo cercare in tutti i modi di provvedere immediatamente, siamo in piena emergenza e l'urgenza delle soluzioni è fondamentale. Naturalmente non nascondo di aver verificato un po' la storia di queste mura, di quello che è successo negli anni. Penso che ci sia un ritardo che non è ammissibile, è un ritardo probabilmente fatto, insomma, forse anche, niente viene attribuito alla irresponsabilità delle persone, per carità, perché sappiamo bene come funziona la macchina amministrativa, conosciamo bene anche le difficoltà dei comuni, anche in relazione alla possibilità di utilizzare le risorse, perché seppure disponibili a volte bloccate dal patto di stabilità, quindi c'è una concomitanza di responsabilità che va richiamata, ciascuno ha le proprie responsabilità ed è arrivato il momento che ciascuno però si assume le sue, quindi il comune le sue, il ministero per quello che ha le sue, quindi le sottoprendenze deve assumersi le sue e la regione credo anche deve assumersi le sue responsabilità. Ecco, è arrivato il momento di assumersi la responsabilità di accelerare questo processo e di mettere a piombo quello che deve essere fatto. E se noi abbiamo avuto responsabilità nei tempi, qualora il progetto, perché poi voglio chiedere delle cose, cioè se il progetto esiste da tempo, se ci sono stati appunto ritardi da parte nostra nell'istruttoria delle cose che avremmo dovuto fare dal punto di vista paesaggistico piuttosto che no, e se effettivamente è sempre stata una questione di ordine economico o di spendibilità delle risorse e via dicendo. Quindi questa cosa è giusto inquadrarla bene, perché poi una volta che la inquadriamo bene ognuno si assume il pezzo di responsabilità e deve concorrere a mettere insieme i pezzi che servono per fare le cose, speriamo, entro maggio. Sulla parte che riguarda azioni sulla parte storica, sul porto, ci sono sempre state un po' di difficoltà di condivisione delle scelte tra comune e superintendenza, e quindi alla fine non si è trovata una soluzione e quindi abbiamo una parte dei bastioni non protetta, ci sono delle situazioni particolarmente pericolose che finora, grazie a Dio, non hanno causato disgrazie, quindi abbiamo superato con la Pietrozzini anche queste perplessità, abbiamo condiviso una scelta che però non era stata, non si era trovata una soluzione negli anni passati. È una soluzione che è quantificata in 20-30 mila euro, non è una spesa importante per quanto riguarda tanto le azioni che si affacciano sul porto, sulla parte storica. Invece la spesa importante riguarda la parte moderna, come dicevamo, dalla Torre di San Giacomo sino all'Hotel Lastrona. Quindi il progetto esiste? No, esiste una bozza sviluppata a suo tempo che però, siccome non aveva trovato condivisione, è rimasta chiara. Ah, quindi il progetto. Però è una progettualità che si fa in tempi molto. Perché sarebbe molto, molto interessante coinvolgere la facoltà di architettura. Io ho sentito il direttore, la forse lo incontriamo quando, cioè, più tardi, non sarebbe, no, anche male coinvolgere loro.
Dipende un po' dai tempi. Ma io non vorrei avere rallentamenti, questo, perché se cominciamo un po', cioè questo si poteva, cioè dobbiamo decidere secondo me questo, o mettiamo in sicurezza tutto e allora si prescinde da qualsiasi situazione, oppure coinvolgiamo tutti quanti, ma i lavori facciamo dopo, per essere chiari. Quindi, o ci diamo dei termini, coinvolgiamo chi vogliamo, ci diamo dei termini, entro il 15 aprile, il 18 aprile dobbiamo avere tutto. Insomma, se si aprono delle discussioni, dei tavoli concertati su quello che può essere la soluzione, non so quando andremo a finire. La priorità sono le... La priorità è fondamentale. La sicurezza, Alghero, entro maggio deve avere la possibilità, i cittadini di Alghero, di passeggiare tranquillamente. Invece per quanto riguarda la parte moderna, esisteva un progetto candidato sui BRUS, sui programmi di qualificazione urbana, che prevedeva la riqualificazione della pavimentazione, compresi i parapetti, un progetto complessivo che valeva 7 milioni di euro e non trovò fonte di finanziamento sui BRUS e quindi è rimasto tale. Una parte prevedeva anche la sistemazione della piazza Sulis, quelle parti lì, la prima parte è stata attuata con vari progetti di amministrazione ed è rimasta invece non attuata la parte di porto del lungomare, compresa la sostituzione delle transenne, la sistemazione delle discese a mare. Quindi un primo intervento, lasciando perdere la riqualificazione complessiva, un intervento di messa in sicurezza, l'abbiamo quantificato in 400.000 euro, che comprende la rimozione delle aiuole, delle reti transenne, la sistemazione del fondo a seguito di della demolizione appunto di questi elementi e il posizionamento dei nuovi parapetti a norma di legge con materiale idoneo ad avere anche una certa durabilità nel tempo. Una quantificazione di massima o è proprio... Ma diciamo che adesso è abbastanza affinata. C'è anche da prevedere il ripristino di alcuni elementi murari che sono particolarmente, sono in materiale abbastanza tenero, una trachita tenere, quindi viene erosa, aggredita dagli agenti, dalla salsedine e dalle mareggiate. Quindi tra tutte queste opere minimali da poter essere fatte in tempi rapidissimi, la quantificazione complessivamente IVA compresa il quadro economico complessivo è di 400.000 euro. Risorse, copertura risorse, stiamo valutando con la Regione, ci sono progetti immediatamente cantierabili, abbiamo chiesto la possibilità di stornare, c'era un progetto, un finanziamento. Ecco, alla Regione sono stati presentati dei progetti per negli ambiti del recupero delle... Non so, l'unico che mi risulta è questo del 2005, ma stiamo parlando di 7 milioni di euro, erano programmi finanziati dal Ministero, e questo non ha trovato più. L'amministrazione comunale non ha mai presentato progetti in Regione? Non le saprei dire con certezza. Romani Sant'Elmo, messa in sicurezza. Questa è una cosa grave, che non ci sia nessun progetto depositato in Regione, che è già gravissimo. Poi c'è il sindaco, quindi ogni occasione era nuova. No, la memoria. L'ultimo progetto presentato e realizzato è stato quello della riqualificazione della cinta muraria, quel po' nel 2006 è realizzato la pavimentazione, però che ha riguardato tutta la riqualificazione urbana dell'area 2000 e il restauro e il consolidamento dei tratti a mare, dei bastioni. Però non c'è stato a distinguere le responsabilità e vorrei chiarire che questo era stato un importantissimo progetto di riqualificazione della cinta muraria e dei camminamenti che riguardava anche le pavimentazioni stradali, però quel progetto non ha riguardato la sostituzione né la realizzazione ex novo di nuovi parapetti a protezione dei fruttori nei tratti ambientali, né la sostituzione di tutti i parapetti del lungomare moderno, che quella è un ambito fuori dal centro storico ed è un ambito più moderno. Nel frattempo quanti fatti
quello che viene. Nel frattempo, quante persone non si chiamano? Ma guardi, io per una quello che ho letto, perché io non so. Certo. Diciamo che c'è stato un episodio nel 2011, mi sembra. Ma io ho letto lo stesso, nel 2009 tre turiste, turiste tedesche, poi si è verificato nello stesso caso, si è rotta una barriera, sono finite su una pianta, sull'unica pianta che è presente, è una fortuna, credo che solo quella, non so. Poi c'è un'altra, mi sembra che sono Milano. Nel 2012 è stato un episodio diverso, perché è dovuto all'imperizia della turista. La turista che si stava sull'asciutta. Diciamo che... qualche avvisaglio, diciamo che qualche avvisaglio c'è stato. E soprattutto c'è stato il fatto che è chiaro che non erano in sicurezza queste partite, perché si erano fuori norma. Quindi, perché, come per esempio la passeggiata che c'è davanti sopra Sant'Elmo, dove c'è quel muretto basso lungo una trentina di metri, 40 metri, basso 20 centimetri. Con uno strapiolo di 6 metri, cioè uno in ciampa camminando o i bambini correndo, giocando altro, succedono le tragedie, che è assurdo non evitare. Quindi lì non si era trovata la condivisione con la sottintendenza, sulla sicurezza non c'è condivisione che tenga, perché si fa sulla sicurezza, dopodiché la condivisione. Questo assolutamente sto parlando di adesso. Abbiamo del 2001 quando abbiamo fatto un intervento. Quindi, insomma, non esiste. Io credo che immediatamente, che dopo un corso insomma, del governo, bisogna immediatamente attivare la regione. Da incontri informali che ho avuto la scorsa settimana attendono una richiesta da parte del comune, dell'amministrazione comunale, in particolare solo dei lavori pubblici. Mi pare che possa trovare nelle pieghe del bilancio immediatamente le risorse, per cui prima cosa bisogna presentare il progetto. Dobbiamo farlo prima possibile. Dopodiché io penso che ci possa essere un intervento successivo nell'assestamento di bilancio che si farà intorno a maggio-giugno. Però intanto nell'immediatezza io credo che dobbiamo far partire velocemente, se possibile oggi stesso, la richiesta, perché chiaramente ci sono tanti comuni in Sardegna, chiaramente è una priorità, però quello che dobbiamo fare, magari il sottosegretario anche insieme, per fare in modo che ci sia il concorso della regione nel destinare se le la regione risorse. Non ha mai ricevuto il progetto? No, per questo e per tante altre cose purtroppo sì, anche perché io ho lavorato tanto in regione e quindi, però di Alghero non ho mai visto nessuno. Con dispiacere, perché poi su carica, su vita, eccetera, tantissimi fili continui di amministratori. Dal nord Sardegna pochissimi, veramente pochi. Su questo bisogna lavorare e soprattutto bisogna anche lavorare perché sia una città vivibile. E le cose più importanti per Alghero sono il decoro cittadino, la viabilità, la sicurezza, soprattutto che mette in piano chiaramente, il recupero di tante strutture che sono state abbandonate. Non riesco a capire perché Cavalmari, giustamente, il chiosco che c'è a Ballaguerra, che di fatto può essere anche un controllo della vivibilità di quella zona, perché è in mano ai vandali. Cioè, tutte queste situazioni bisogna andare avanti, bisogna cercare di recuperare. E quindi sulla futura politica penso che la futura politica Sardegna dovrà fare una scommessa. Una scommessa che non dico che possa realizzare in 6 mesi, ma con un buon programma di 2 o 3 anni potrà portare Sardegna ad essere una bella città, serena e soprattutto ricca.